Allora, mi emoziona stare a Napoli perché in realtà la nostra storia con mio padre Steno è sempre stata legata a Napoli. Papà forse è quello che ha fatto più film sceneggiati e diretti con Totò. E oltretutto mi ricordo una cosa anche abbastanza commovente, che Totò non ebbe mai i premi se non a fine carriera al Teatro San Carlo, e Neanche io ne ho mai avuti, giustamente. E allora sei una buona strada, perché Totò Perché stasera l'hai pianse al fatto Teatro San Carlo pianse. loro, E poi la nostra storia si è fatta sempre con attori napoletani, Peppino De Filippo, eravamo amici di Luca De Filippo, che purtroppo non è più con noi, anzi gli farei un applauso perché Luca è veramente rimasto con tanto cuore. E poi nella mia vita ho incontrato un signore che si chiama Vincenzo Salemme, abbiamo fatto 7-8 film insieme, io mi sono innamorato di lui e abbiamo fatto dei film tutti. era un po' geloso, mi ci ha mandato sto pugno, l'occhio nero. Però questo film teniamo particolarmente perché è un film che si riallaccia un po' alla tradizione della grande commedia, perché, come diceva Giampaolo, è un film che non solo fa ridere, ma fa anche un po' pensare, perché racconta qualcosa di molto attuale che ci è molto vicino in questo momento. Sono strafelice di essere qui stasera, perché dopo tanti anni c'è anche il mio ritorno al cinema, quindi ricominciare in una commedia di Carlo Vanzina per me è stato veramente molto importante. Tra l'altro avevo già lavorato, avevo avuto il piacere di lavorare con loro, però io ero proprio agli inizi della mia carriera, agli Perché esordi. l'attacco telefono proprio qua? Tu lo attacchi proprio a me, Come devo parlare? Così? lo attacchi proprio qua. Ma così a distanza? Uno che sa. E quindi niente, adesso ricominciare proprio da Carlo per me è veramente un grande onore. Sono felicissima, spero che vi piaccia il film. Noi ci siamo impegnati tantissimo ed è molto bello. Quindi guardatelo e Divertitevi. speriamo bene, incrociamo le dita. Sono felice di essere qui, grazie a Carlo per le bellissime parole. Sono felice che la Medusa abbia scelto di far debuttare un film in prima nazionale a Napoli, perché sono orgoglioso. E la verità, non si faceva da tanti anni, ma erano proprio tanti anni. E poi perché lo vedrete il film, quando uno dice non si ruba a casa dei ladri e vede un attore napoletano, la prima cosa che pensa, vabbè, un napoletano fa un coglione. E invece è questa la sorpresa. Quindi sono felice di aver fatto questo film perché mi piace, e sono felice per Napoli che finalmente non è sempre, come al solito, un fatto di cronaca. Grazie e buon divertimento.